My next book è un'idea che avevamo da un po' io e mio marito, poi l'abbiamo, insomma, tutto in questo periodo abbiamo tanto tempo a disposizione, anche se lui mi parla poco, vi dico la verità, secondo me non mi regge più dopo 10 anni, però questo poi ne parleremo un'altra volta. E abbiamo deciso di fare questo programma, sì, questo appuntamento con Instagram insieme. Sai cosa? Secondo me un momento come questo è anche buono per questo, cioè noi diciamo mi mancano le persone, mi mancano le cose che facevo. Pensiamo intensamente a quello che non possiamo fare adesso e che vogliamo fare e quando fra poco lo potremo rifare, dobbiamo farlo tantissimo. Perché se appena usciamo di qui, la prima cosa che facciamo è andare alle riunioni di condominio, alle file delle poste, a fare i pagamenti delle tasse. Allora abbiamo perso un'occasione, perché io adesso lo so chi e cosa mi manca di più. E quando finisce questa cosa bisogna farlo. Essere contenti e non tornare più alla normalità, perché così la normalità lo capiamo che era un problema. Le cose a volte quando le vedi distaccate, no, le vedi anche con più lucidità. C'era quella cosa di Foster Wallace che diceva: ci sono due pesci in un acquario, no? Una favola meravigliosa con cui comincia questo enorme, gigantesco scrittore che si chiama Foster Wallace, che raccontava di due pesci giovani in un acquario. E arriva un pesce più anziano, gli dice: ciao, com'è l'acqua oggi? E quei due si guardano e dicono: cos'è l'acqua? Ecco perché quando sei immerso in qualcosa poi non capisci più il mondo che ti circonda, cioè non capivamo noi, o almeno molti di noi non capivano che quella normalità non era normalità. E mi riferisco a tutte le storture che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni, dalla nascita della globalizzazione, dal fatto che l'individuo è rimasto solo, che lo Stato non serviva, E e che poi siccome lo tutto Stato. questo nasce proprio adesso, succede proprio adesso nel 2020. Gli scrittori, tutte le scrittrici che hanno partecipato a My Next Book. Grazie perché questa trasmissione ogni giorno è super seguita, sono molto contenta e contento anche mio marito che oggi è praticamente tutto il giorno al lavoro, neanche esce dalla camera, quindi grazie, grazie, grazie a tutti, tutti, tutti e grazie a voi che ci state così tanto seguendo.